quante parti lo devo dividere questo video, io un saluto voglio fare. Mi sto dicendo. Dipende di queste. Guardate, vita questa parte qui è la cicatrice, queste cose mi fai. Ne voglio portare di là. E a chiedere se gli piacciono. Io vado a vedere la cosa. Loro la reazione. Mi metto in questo modo perché sennò si spettiscono. Oppure vi metto in questo modo. Sempre si aprono. Dai, no, no, no. I cosi che ho fatto col cavallo. Sono belli. Ciao. No, vabbè, raga. Vediamo la reazione di mio padre. Qui. Facciamo di a babbo. Oh no, si è buttato un cupcake. Perché? No, 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 glielo faccio mangiare, non ti preoccupare. Quello è goloso, babbino mio. Devi accendere la luce. Babbo! Babbo! Ti piacciono? Come sono venuti? No, dopo, se no dopo non lo hai! O se te la mangi ma dopo non lo hai! Ti piacciono questi venditi? Mamma, te ne avevi ragione! Ho detto ti piacciono questi venditi? E stavo prendendo questo qui, quello diciamo nella forma di un po' più grande. I due che hanno messo la cioccolata, uno dei due, e gli ho detto se te la prendi ma dopo non la hai, quindi decidi. Io dico. Poi si lamenta, sembra che non gli facciamo mai niente. E tutto il... Non posso se sciolgo. Allora raga, vieni. Andiamo a posare i due cose che ci servono, non so manco perché li ho presi. Aspettate che abbiamo la cioccolata. Non l'avevo messo io qua dentro, eh. Babbo. No, la cioccolata abbiamo già. Vabbè, fa niente. Cioè, ma non ci vuole, io poi mi sono la pasta e ho fatto il video, mi faccio la pasta. Guarda, sei tu. Mamma, giusto? Io mi faccio la pasta fagioli con il cioccolato. Ok. L'altro giorno, per esempio, cacchio, mettiti a fuoco, abbiamo fatto dei biscotti, sembra che una ricetta vista da TikTok e che poi ve la farò, ve la riporterò. Abbiamo fatto queste formine, solo non queste. A San Valentino abbiamo fatto i biscotti a forma di cuore, a forma di coniglio e poi a forma di farfalla. Erano rimasti. Poi c'erano anche questi qui a forma di fiore. Che non ci ho pensato veramente a farli. Poi un giorno io vi farò vedere più o meno un po' tutta sta roba. Abbiamo i cosi per fare cannoli. Giustamente non è che rimaniamo qua di là e ci mangiamo il metallo, no. Ovviamente si fa una cosa.
pasto, che i cannoli non li so fare, lei sì. Mette qui dentro il biscotto verso il cannolo, mette nel frigo, poi va. Qui c'è una piccola, non posso vedere, qui c'è una piccola fessura che si apre e poi e si apre che poi esce il biscotto e poi tu lo riempi. Vabbè ragazzi, vi voglio mettere vabbè, tutte le cose che tengo. Oh, non lo so. Poi tengo questo qui per stendere la pasta di zucchero. Raga, domani, lo prometto. Ah no, domani devo uscire il video di che incontro a scuola. Mamma mia! Mercoledì tengo da fa. Mercoledì non tengo da fa niente. Se non tengo da fare i compiti mi metto a spalle. Le metto qua con voi e le metto, vedete qua. Ah. Costa vendo la finta giocattolo. E voi dai quanta se ne ho tanti anni fa, tengo ancora. Perché ce la lancio in fronte a qualcuno forse domani. Se mi fanno ammazza, ce la lancio in fronte. Mi sento tanto Rapunzel. Proprio. Il mio profumo, ho un campioncino io nello zaino del profumo di Gucci. Voglio far vedere perché voi Gucci. E wow, come fai ad averlo? Che non tengo mai niente. Questo è un campioncino di un profumo di Gucci, raga. E che ora andrà sulla scusa dove tengo i profumi. Perché tengo questo profumo. Questo. E ora ci aggiungiamo sto qua dei Gucci. Che giustamente la mattina vado prima che penso. Poi andiamo a metterci il deodorante là sopra. Quindi siamo un po' assistono. Allora voglio far passare il tempo. Adesso un po' con voi. Pure se è la seconda parte di un video. Dov'è il mio deodorante? Va dentro. Perché vanno già là dentro? Là dentro non c'è. Dove là dentro? È andato dalla bilancia. E tu dici là dentro. Ci mancava solo il telefono. Scarico. Essere o non essere scarico tu? Questo è il problema. Oh no, mamma. Scusate. Vengo subito. Mamma ha detto portate questi di là. Ragazzi, voglio dire una cosa. L'appello. Noi ovviamente trattiamo male i nostri genitori. Ma voi mi sarete da dire, ma mo fa pesante. Mo fa pesante se sta tutto il tempo qua e là, no. E ci faccio tutto ridere. Ma c'è un momento di un po' di pesantezza. Noi a volte ce l'abbiamo con i nostri genitori. Ma i nostri genitori dovete capirlo che lo fanno per noi. E io ora l'ho capito. Non l'ho capito solo ora, ma l'ho capito da un sacco di tempo. Per esempio, a me oggi è capitato che mi hanno preso in giro. Anche è successo sabato. Queste persone, io mi stavo per i fatti miei, questa ragazza, che non dico neanche il nome, mi è venuta e mi ha mandato un messaggio con tante parole. Scusate un attimo. Questa viene vicino a me e mi manda una marea di parole. Io rispondo con le sue stesse parole a blocco. Poi cosa faccio? Loro mi contattano questa volta su WhatsApp. Sempre questa ragazza inizia a mandare delle cose e la blocco. Un'altra ragazza, che non so dire neanche lì il nome perché mi fa proprio, non so, mi manda un altro messaggio.
con la foto di un cesso, scritto, questo sei tu. Io gli ho detto no, guarda, questo il cesso sei tu. All'interno la M è questa ragazza di prima e la carta igienica è quest'altra ragazza sempre. Però una ragazza che, un attimo, lei ora non aveva detto niente, però diciamo lei sentava. Ma vabbè, io allora cosa faccio? Perché loro sanno che l'opposizione non ti l'ha. Loro che sapevano che io già avevo subito queste cose elementari, in pratica se ne escono dicendomi che non mi lavavo. Allora io mi sono andata alla mia mamma, ho detto ma senti, le cose stanno così. Mia mamma, io non lo sapevo, che avrebbe chiamato il padre di questa ragazza, e se stai guardando il video sappilo che io non lo sapevo, ma va bene, fa niente. Poi, cosa è successo? Il giorno dopo, cioè oggi, sono andata a scuola. Cosa è successo? È successo che questa merenda sono venute vicino a me e mi hanno detto, questa ragazza che mia mamma ha chiamato il padre ed è la prima che ho detto che mi ha contattato su Instagram e l'ho bloccata poi, e mi ha detto scusa ma non ti sai difendere da sola perché quello tua mamma ha chiamato mio padre. E io ho detto io non so niente, perché io non sapevo che mia mamma avrebbe detto, avrebbe chiamato il padre di questa ragazza, ma va bene. Poi io cosa faccio? Interviene una mia amica dicendo voi siete tre contro uno, non fa nome. Bello. Questa ragazza, la seconda, che mi ha mandato quella foto, dice vicino a lei, no, sai come, quale cose sanno che quando andiamo poi vicino alla prof le fa la vittima. Io mi sono scocciata, mi sono alzata e ho detto le vittime le fate voi, non io. Ma ho messo tutto in cartella e me ne sono andata. Lei, loro vicino a me, e ma non ti sbattere. Io mentre mi ho detto no, io non mi devo sbattere, e poi loro. Cosa è successo? Ho chiesto al prof di andare in bagno, semplicemente. Non mi sono sentita tanto bene, mi sono sentita offesa. E allora mi sono messa a piangere. Sono intervenute delle ragazze che mi hanno dato un consiglio e mi hanno dato una mano. E mi hanno detto, guarda, tu lo devi rispondere, perché anche io ero così. Però poi loro hanno abbassato la testa e hanno capito che loro avevano torto e io avevo ragione. Allora, io voglio però fare come hanno detto loro. Io oggi, cosa è successo? Io l'ho detto ai miei genitori, perché loro lo devono sapere, perché loro devono prendere i provvedimenti. Questo non è una cosa che voglio raccontare io così, è una cosa che vi ho raccontato perché è meglio che voi sappiate. Perché voi lo dovete dire. Mi dispiace di aver fatto la pesante, però io questo fatto ci tenevo a dirvelo, perché anche io gli dico con mia mamma, perché dico perché ti metti nei fatti miei. Però poi io ho detto tu hai ragione, tu sei mia mamma, se mi succede qualcosa da quel fatti. Allora ho detto scusami, punto, perché loro, non solo loro ti possono aiutare. Se una volta, due volte, poi ti scocci, vai dalla vicepreside o dal preside. Ma la sto dicendo non solo per me, ma la sto dicendo per tutti voi che mi state guardando, che il bullismo è una cosa brutta. E vi voglio dire un'altra cosa. Queste tre ragazze, vi voglio dire se state vedendo questo video, oppure una di queste tre che poi lo riferirà all'altra, non vi credete più forti, perché poi dopo la più forte sarò io e voi sarete le più deboli, anche se io non mi abbasserò mai al vostro livello, perché poi non vedete le pubblicità del bullismo in giro in televisione,
ho pensato solo a vedere la televisione perché ci sono onde, donne, ci sono altre cose. Ma ci sta il Grande Fratello. Non vedete le pubblicità contro il bullismo? No. La televisione la vedete solo per i cavoli vostri. Perché non è neanche bello. Quindi, se voi dite che non siete le ragazze che prendono in giro e che quindi bullizzano gli altri, voi contro di me l'avete dimostrato che siete delle ragazze che bullizzano gli altri. Perché voi, questo. Io ora lo voglio dire. Le persone che fanno i bulli, le persone che fanno bulli, che fanno i bulli, sono delle persone che ti prendono in giro perché sono invidiosi.